spesso veniamo dipinti come quel movimento politico che ha come l'obiettivo la realizzazione di un luogo di culto, in questo caso di una moschea per i musulmani. La notizia di oggi è questa e io, siccome mi sono rotto un po' le scatole di questa politica, di questo modo di fare politica da certi movimenti che ci dipingono come partito confessionale, io ve lo voglio dire che con tutte le dovute autorizzazioni questa amministrazione ha concesso la possibilità alla comunità musulmana di fare un centro culturale. Tra l'altro, in questo centro culturale, durante il mese di Ramadan, quindi 30 giorni più la festa, si sono fatte tutte le preghiere del Ramadan a conoscenza di questa amministrazione. Io mi domando perché oggi il vice sindaco, il centrodestra, chiunque altro che oggi ci dipinge come un movimento confessionale, perché non parlano di questo. Io penso che la nuova Italia, come è scritto nel punto 1 del programma elettorale, garantirà la libertà di culto, la libertà garantita, diciamo, dalla nostra Costituzione, dall'articolo 19. Io penso oggi, come comunità minoranze religiose, alla comunità evangelica, tutta dimenticata in questi 5 anni, penso ai buddisti che stanno crescendo in questa città, penso ad esempio ai testimoni di Geova che sono spariti per un po' ma adesso sono ritornati. Ci sono dei problemi da risolvere. La nuova Italia, al di là di tutto il programma elettorale, cercherà di dare una mano a chi ha bisogno, diciamo, di vivere tranquillamente in questa città, che siano religiosi, atei o chiunque altro, ecco.